that's a lie. Let's go, bitches. Oggi niente vlog o commentary, cioè voglio fare un live, voglio parlarvi in live, sì, perché è da tempo che non ne faccio un live. Dall'altro sono divertentissimi, muori tu, mezzo di merda. E tra l'altro, non lo so, mi ispirano di più fare i live, perché sono più sincero, faccio le cose naturali, non sto cercando di fare un gameplay assurdo, ma sto cercando solo di comunicare con voi e portarvi quello che è un bel gameplay divertente, se questi due volessero morire magari. Comunque ragazzi, iniziamo a parlarvi di quello che è questo video, del perché sto facendo questo video, vi voglio aggiornare su un po' di cose. Prima cosa, non sto più giocando in Claw, sulla One, sì, sulla One, ho precisato. Perché questo? Bene, perché da un po' di tempo che non mi sento molto preciso quando gioco sulla One, anzi mi sento che ho ridotto la mia precisione, forse perché quando si gioca ovviamente in Claw si utilizzano, quello deve morire, si utilizzano... le dita in modo diverso e utilizzandole in modo diverso non si ha una posizione naturale o abbastanza confortevole. Quello lì è un pezzo di merda comunque, eh. Lo dico. No, sei proprio un pezzo di merda. Quindi, non lo so, forse perché la posizione del pollice, che non è molto comoda sul joystick della One, perché è un po' diverso. No, questo l'ho preso, non è morto. Vabbè, ci sono spawnato dietro, tieni merda, inculato. Quindi, cosa vi posso dire ragazzi? Al momento, questo lo piscio. Bravo, sotto controllo. C'è uno davanti a me. Mio Dio. Dov'è? Ma dai, è scappato dietro, porca troia. Quindi al momento sto giocando con il burn, con i paddle. Sì, mi sento molto più preciso. Non so se avete visto, ma la mia precisione è migliorata drasticamente. What the fuck. Penso di essere talmente preciso di non uccidere la gente. È incredibile questa cosa. Comunque mi sento veramente, veramente molto più preciso e molto più confident delle mie capacità con il burn. Ma questo qui su One, perché sulle altre mi sento molto meglio a giocare in Claw. Forse perché gli analogici sono migliori, o forse perché è un effetto placebo del cazzo, forse perché la gente mi ammazza da dietro e gli deve venire un embolo. Comunque non fa niente, siamo sempre i top 1. Però... non è questo di quello di cui voglio parlarvi in questo video. Per prima cosa non sto facendo il video dei 20k, come molti di voi invece si aspettavano. Perché questo? Bene, perché ci sono altri progetti, altre cose da fare che hanno la priorità. Riguardano sempre il canale di YouTube, ovviamente, boys. Non sto parlando di altro. Se avessi avuto altri impegni privati, lo avreste saputo. Comunque sì, riguarda il canale. Non posso dirvi ancora niente. Questo cosa ci fa lì? Muori, Gino. Non vedo l'ora di poterveli... Ma no, devo morire però. Non vedo l'ora di potervi spoilerare, quindi spero siate sintonizzati sul canale, perché in questi giorni ci saranno un bel po' di news. Merda, c'è uno dietro. No, è pure un altro dall'altro lato. Comunque cioè, sto carriando il team alla vittoria, parliamone. Oh mio Dio, guardate cioè che cazzo ho fatto col barna. Riattività a 1000, mira a 1000, tutto a 1000. Vabbè, comunque non sto parlando, cioè non è una recensione del barn o di quanto sia figo o di quanto sia bello giocare con i paddle. Quello che voglio parlarvi è del fatto che ci saranno delle novità importantissime che non posso spoilerare, ma che posso però preannunciarvi e posso dirvi di stare sintonizzati, perché... Beh, raga... No, vabbè, questo non può uccidermi così! Perché, beh, ne vedrete delle belle, ma... e non sto scherzando. Quindi spero, anzi, mi supporterete al massimo. Ma voglio parlarvi di un'altra cosa importantissima. Io, oggi, sono stato a Romix, cioè ieri, perché il video lo state vedendo solamente oggi. Mamma mia che gli ho fatto a quello, veramente venditi la casa. E va bene, un altro camperato che non ho visto. Comunque... Sono stato a Romix, mi sono divertito tantissimo perché ho conosciuto tutti voi supporter che... Vi chiamo supporter, non fan, perché non mi piace, fan mi sembra più una parola... Non lo so, un insulto, oddio... Mi sembra più un insulto, un qualcosa di brutto, quindi preferisco dire supporter. Ho visto tutti voi supporter che tra l'altro mi avete chiesto di fare foto, autografi, io mi sento... Voi non vi sembra, ma io ovviamente mi sento imbarazzato quando mi chiedete queste cose perché non sono abituato. Cioè, non so per quale motivo, non mi sento a mio agio quando progredite, però mi fa piacere perché vedo che tutti i miei sforzi di cercare di emergere da YouTube stanno avendo successo. Sono stato infatti allo stand con i ragazzi di Melagodo, in cui dall'altro ho conosciuto Dilux e Ron, che mi hanno aiutato dall'altro a fare delle serie, anche alcuni video. Ragazzi simpaticissimi, che anzi non vedo l'ora di continuare a fare delle serie con loro perché mi sono divertito tantissimo. A farle! Quello manco se ne accorge che gli sparo, vabbè, sta a dormire. E comunque
è stato fighissimo vedere tutta la gente che spingeva praticamente per cercare di avere un autografo con le persone lì allo stand, specialmente quando è arrivato Ron e Gabbo, c'è stato il panico. Ma la cosa più divertente sicuramente, oh mio Dio, è stato quando mi è stato chiesto di fare foto e firmare cose, ragazzi. Cioè, voi, io ero rosso in faccia, perché non sono abituato a queste cose, a questo qui gli ho rotto la faccia. Cioè, non mi sento a mio agio, però spero magari di diventare un po' più a mio agio fra un po'. E quindi, magari, specialmente con il fatto di aumentare gli iscritti o delle nuove cose che accadranno al mio canale, devi morire, ti ho arato. Allora, oltre a questo, però, spero di, anzi, di essere ad altri eventi, specialmente, oh mio Dio, come il Comic Con, magari, se riuscirò ad esserci a Napoli. O magari al Games Week sempre ad ottobre o cose simili. Attenzione, ho sentito qualcuno sparare. Allora. Satcom nemico Eccolo là. Affacciati. Allora. Che altro? Mamma mia, cosa gli sto facendo con sto burn? Diamoci pure un vector. Oh mio Dio, basta venirmi addosso. Avete rotto il cazzo. Basta venirmi addosso, me ne andate per favore. Non ce la faccio più. Allora, oltre a questo, beh, vi voglio parlare anche del fatto che ci sono novità talmente grandi sul mio canale che non possono essere dette ora. Quindi, come già ho ripetuto, state sintonizzati sul mio canale. Questo dove corre? Mi devo tirare una grana. Allora. Abbiamo perso Charlie, quindi noi ci dirigiamo su Charlie. Vediamo un pochino. Oh, l'ho visto. No, mi ha ucciso una kill dalla cam. Poi dite che uno non ha sfiga. Vabbè, failando cam in live. Non importa. Abbiamo sempre tempo per farne magari un'altra, no? E ora riprendiamo con il gameplay. Sinceramente non ho nient'altro da dire, oltre che continuare a farvi salire l'hype per delle big news. Che riguardano tutto, il mondo del competitive, il mondo di YouTube, cioè un po' tutto. Però sarà tutto sul mio canale, perché è il mio mezzo, diciamo, di comunicazione con voi. Vedo 2 miliardi di puntini rossi e mi sto preoccupando. Questo è il pezzo di me! Ho one shottato? Scherziamo? Vediamo? No, vabbè, non è possibile, inizio pure a sparare per primo. Vabbè. Sti cazzi. Non ci ammazza nessuno. Comunque, una cosa che odio di questa mappa è il fatto che i nemici spawnano a volte veramente random. Calla, questo mo. Ma mi uccide sempre se sparo prima! Ma non è vero! Ma guarda, come mira male, mi uccide! Ah, pubblica, pubblica. Calmo, calmo, Power, è pubblica. Penso che il live sia finito, cioè non il live, nel senso quello che dovevo dirvi in live, cioè Romix, cioè il fatto che non gioco più con le dita a granchio al momento su One, perché mi trovo malissimo. Nient'altro, Romix, come vi ho detto, è un'esperienza bellissima, spero di esserci anche oggi, e oggi cioè domenica, perché il video che ora lo state vedendo è uscito alle 2:30, come sempre. Questo gli rompo il culo. Continuiamo ad andare dritti a segare gente. Niente, non trovo nessuno. Comunque, ah, vediamo quello lì che salta. Dai che casca e muori. No. Mamma mia, quello lì è un incubo, porca puttana. Morì però, non c'ho colpi, 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 no. Ok, only badger. Ok, mi sento a casa ora che c'ho un'arma. Dovremmo prendere una bandiera, infatti mi sa che mi concentro a prendere C, ciao. Live è finito, però sta continuando il live dove se spara, se guarda, se ammazza, se conquista e se vince. Che non lo so, voglio cominciare a fare dei live mentre gioco pubblica. Non lo so, mi ispira molto il fatto di parlare e contemporaneamente giocare. Sia un buon allenamento perché consente di fare multitasking. Sia penso sia divertente vedere io che uso la mia skill contemporaneamente cerco di parlare.
Mio Dio, niente, sempre da Dio. 60 12, dai, non è male per una delle mie prime partite su One con il Burn. Sì, è una delle mie prime partite perché sto giocando da qualche giorno, ma qualche giorno intendo giocare tipo mezz'ora perché la maggior parte delle volte gioco ancora sulla 360. Allora, i nemici stanno là. Oh, raga, mi sento Houdini, ho detto i nemici stanno là, bam, comparso. Come abbiamo perso, bravo, trolli. Vado. Allora, andiamo qua, ce n'è un altro, proseguiamo dritti, a te ti ho rotto la faccia. Vabbè. No, il cecchino di merda. Mori, stai giù, porca troia, shut them down. Stanno andando tutti in C, eh. Mamma mia, ma cioè, mi sono sdraiato prima che arrivasse, sembra che c'ha veramente la sfera di cristallo. Che cazzo c'è? Oh, quello mi è arrivato davanti, che cazzo? Aiuto. Questo io in culo però, Lonnie Berger. Lonnie Berger è molto da nerd, sì, perché è molto da pubblica, non da nerd. Io c'ho un nemico davanti a me. Mamma mia come smira Lonnie Berger però. Oh mio Dio, che cazzo faceva quello? Questa gente non la capisco che fa, entra in pubblica e poi rimane ferma. Basta, vuoi shottarmi te con Stony Badger? Mi tocchi e muoio fisso. Sei una rottura di palle. Mamma mia. La gente s'accolla. Bravo in mano nemica, bravo. Due morti. Tre morti. Avanti così, mi giro che dovrebbero respawnarmi dietro. Fuori uno. Niente, è finita così. 78-15. Let's go, bitches! Vi ho parlato di tutto quello di cui volevo parlare. Vi ho parlato del Romix. Vi ho parlato che non gioco più in clou attualmente su One. Vi ho parlato del fatto che ho conosciuto finalmente Ron di persone. Ho conosciuto anche Dilux, che l'ho conosciuto sempre grazie a Ron, che ha partecipato con me alla serie delle 100 vittorie. Vi ho parlato anche di quello che saranno delle novità che riguardano il mondo del competitive e il mondo del mio canale di YouTube. Quindi let's go, bitches. Ci becchiamo al prossimo video. Mi dispiace, niente spoiler.